tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video test per quanto riguarda un altro fondotinta. Sapete tutti che sto testando i vari pottini che mi sono stati omaggiati da Sephora quando sono andata allo store, e quindi ho deciso di farvi vedere tutti i fondotinta che mi sono stati dati, e per vedere se la gradazione è giusta, se il colore è giusto, se su di me sta bene e tutto. Ho fatto questo make-up che ovviamente voi lo vedrete dopo. Sto cercando di fare due video in uno, così mi viene anche molto più facile. Ovviamente il make-up lo metterò dopo questo video, perché così lo vedete, e se vi piace andate a vedere il video dopo. Allora, per prima cosa voglio mettere un primer, sempre se lo trovo, sì, eccolo, è un primer, è un skin toner corrector ed è di Clinique, e sinceramente mi sta piacendo. Oh mio Dio, mi stava piacendo tanto, ma tanto, tanto, tanto. È andato da qualche parte? Boh, non lo so, lo sapremo solo vivendo. E fu così che l'ho presi. E niente, quindi stiamo provando insieme, quindi lo sto facendo assieme a voi. Togliamo i capelli. Ho i capelli così perché sinceramente fa troppo caldo. Infatti qua nella mia stanza abbiamo Tore, l'amico ventilatore, e perché sennò non si potrebbe stare. Io ovviamente mi sto truccando anche se non devo uscire, ma devo, come tutti i santissimi giorni, andare a prendere il caffè dalla mamma. E quindi ci diamo una sistemata così. Allora, questo è una specie di crema, io ora non mi ricordo esattamente perché io ho paura sempre di sbagliare. È un corrector, è una lozione idratante con SPF 20, e sinceramente mi sta piacendo tanto. Infatti, se mi ci trovo bene, l'acquisterò. Perché sinceramente, sì, Stefania, brava con le mani nere. Comunque, mi ci sto trovando bene, questo lo devo dire. Mi ci sto trovando bene. Allora, aspettate che mi prendo una salviettina e mi pulisco le mani prima di combinare qualche danno irreparabile. E se volete sapere con quale palettino ho realizzato questo make-up, ovviamente ci sarà il video. Allora, oggi cosa andremo a utilizzare? Oggi andremo a utilizzare il Dior Skin, esattamente, poi ve lo scriverò perché l'ho preso. Un minuto che vi dico subito. Allora, questo è il Dior Skin. C'era un pelo. più tardi. E account, i miei acquisti, il negozio. Questo l'ho preso in negozio ed è stato il regalo di compleanno che diciamo ti fa Sephora. Io ho messo soltanto 6 euro in più perché certo non me lo dare. No, non me lo dà. Comunque, vabbè, poi vi metterò com'è che si chiama il fondotinta, perché adesso io l'ho posato perché già ve l'ho fatto vedere in un video. Allora, vi avevo detto, ahia, mi sono fatta male. Allora, non per qualche cosa, ma mi fa male questo dito, ma un dolore. Prima era perché tenevo gli anelli, adesso gli anelli non ce l'ho in questo dito, ma mi fa male. Forse perché non lo utilizzo. Battutaccia. Il colore in questione è questo. Io l'ho swatchato sul mio viso arrivato a casa.
Allora, stavamo dicendo di questo fondotinta, io l'ho soltanto applicato qui nelle zone dove di solito applico per vedere se il colore è buono oppure no. Quindi non so se ossida, perché io l'ho provata al negozio. Io l'ho provato al negozio e tutte le volte che io provo un fondotinta da Sephora, lì mi sembra ottimo. Poi arrivato a casa non mi piace. Ad esempio, quando sono stata da Sephora, io ho provato il fondotinta CN18 che vi ho fatto il video della Clinique CN18. Avete visto il video? Io ci sono anche uscita e il fondotinta era perfetto. Quando siamo stati da Sephora per prendere il regalo, perché dovevo decidere se prendere il Clinique o prenderne un altro. Abbiamo provato di nuovo il CN18 nella mano e è diventato arancione, si è ossidato ed è diventato arancione. Quindi questa cosa mi ha un po' sconvolto perché se io l'ho provato a casa ed era perfetto, ora perché con le luci era diverso. La stessa cosa questo, io l'ho provato ed era perfetto per la mia pelle perché l'ho provato con la spugnettina. Noi come sempre faremo un viso, metà viso con il pennello e metà viso con la spugnetta. Ovviamente per quanto riguarda il pennello voi potete scegliere qualsiasi tipo di pennello che volete. Io per adesso sto utilizzando questo qui di Nabla. Allora, io adesso proprio in questo preciso momento, messa così, lo vedo arancione. Ora vediamo, andiamo a sfumarlo e vediamo cosa succede. Io a prescindere ne metto poco, ma proprio perché sono abituata a non mettere troppo fondotinta, perché come vedete il mio viso non ha tutte queste, diciamo, difetti o problematiche da nascondere, fortunatamente. Allora, come stesura con il pennello si applica benissimo. Eh sì, io lo vedo leggermente più aranciato. In poche parole sembra che si ossida un pochettino. Andiamo con l'altro lato con la spugnetta. Sapete che poi io ci passo sempre la spugnetta. Eh sì, allora, quando lo prendete, utilizzatelo subito perché si ossida. Quindi vi conviene anche nel sfumare e tutto di farlo subito e velocemente. Ne applico un altro po'. Allora, vedete così? Sembra proprio dello stesso colore della mia pelle. Ovviamente poi sfumandolo. La spugna è leggermente bagnata, non è umida. Cioè è umida. Allora, la spugna è umida, non bagnata, come faccio di solito, perché mi sono dimenticata di bagnarlo, perché io di solito cosa faccio? Le lavo proprio quando sto per utilizzarle. Allora, la stesura mi piace anche con la spugnetta. Allora, io se devo dire la verità, non vedo il distacco con il collo. Adesso faccio anche la fronte, la faccio con la spugnetta perché a me piace di più la stesura, anche se vi ho fatto vedere l'applicazione con il pennello, però io dopo passo sempre. Sì, la spugnetta ne mangia, ma ne mangia proprio una quantità minima. Vi faccio vedere la spugnetta, vedete? Non è proprio sporca sporca. Io la lavo tutte le volte che la utilizzo, eh? Non faccio doppi passaggi. Io preferisco lavarla tutte le volte perché tanto non mi costa niente. Io la lavo e poi la utilizzo. Faccio così, la lascio così quando poi, tipo, che so, domani mi devo truccare. Allora, prima di truccarmi, mi sistemo la postazione e lavo la spugnetta. Allora,
Questo lo portiamo sempre un pochettino, poco si ossida. Sì. Sto passando la spugnetta proprio per togliere quell'effetto di fondotinta appena applicata. Allora, voglio provare anche come qua. Perché spesso mi capita di utilizzare il fondotinta anche nelle occhiaie e quindi andiamo a vedere com'è. No, non mi copre proprio bene, infatti come copertura è bassa, ma era quello che io avevo chiesto alla commessa. Anche se la commessa mi diceva forse un po' più di coprenza, no? Gli ho detto io la voglio una coprenza bassa perché già sono grande di età, nel senso che ho 40 anni. Se mi metto tipo un mascherone ne sembro una di 70, senza offesa. Allora, a me sembra che un pochettino qui sia più scuro, non so. Poi ovviamente mi vedrò alla luce del sole perché qui siamo nel mio studio. Nella mia stanza. Allora, come coprenza è bassa. Ha una coprenza bassa, io non lo sento assolutamente. Mi piace sia la stesura che la stesura con il pennello che con la spugnetta. Non ha prelevato troppo prodotto, cioè non ha mangiato troppo prodotto perché non è molto liquido e sinceramente mi piace, cioè vederla così mi piace. Ora voglio vedere se ossida leggermente. Andrò a mettere il correttore e finirò di fare gli occhi, quindi noi ci vedremo dopo. E se quando torno da mia mamma che ho preso il caffè tutto e torno e vedo qualche differenza nel collo e tutto, prendo un pezzettino di video fatto col cellulare, vediamo come viene, oppure ve lo scriverò alla fine se mi è piaciuto oppure no. Io continuo il mio make-up, noi ci vediamo dopo. Ciao. Allora ragazzi, io ho appena finito il make-up, questo è il risultato finale, ditemi cosa ne pensate, se vi piace o non vi piace, comunque lo metterò subito dopo questo video, quindi sapete che appena uscirà questo video, dopo un paio di giorni uscirà anche il tutorial per quanto riguarda gli occhi. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo e mi è piaciuto anche il fatto di mettere questo sulle labbra, non vi dico cos'è perché lo dovete scoprire da soli. Allora, parliamo del fondotinta. Mi è piaciuta la stesura sia per quanto riguarda il pennello sia per quanto riguarda la spugnetta, ma sapete tutti che io ho un debole per la spugnetta perché mi toglie quell'effetto in più, se per caso ne metto troppo, diciamo, di fondotinta, mi toglie quell'effetto in più da sembrare una persona anziana. E quindi mi piace. Diciamo utilizzare sia il pennello che la spugnetta, però tamponandolo e utilizzandolo insieme. Non era abbastanza liquido, però considerate che era messo nel pottino, quindi quello non vi so dire proprio se è giusta oppure no il fatto di essere liquido, ma credo di sì perché io gli ho detto che volevo un fondotinta per una pelle matura, quindi credo sia abbastanza fluido. Per quanto riguarda la stesura, se voi lo applicate sul viso, sfumate subito, cioè applicate subito il fondotinta perché sennò un pochettino si ossida, proprio una parte leggera, ma si ossida. Io me ne accorgo in più da questo lato perché era la parte iniziale dove l'ho messo. Ovviamente io adesso andrò a prendere il caffè da mia mamma, starò lì un paio d'ore e poi tornerò. Se ci saranno altre complicazioni per quanto riguarda il fondotinta, vi metterò una clip oppure vi scriverò la parte finale del video. Ma se non ci dovrebbero essere problemi e tutto, devo dire che mi piace come fondotinta, mi piace la stesura, mi piace la confortevolezza, non è appiccicoso come vi ho detto e non si sente sul viso. Io ho utilizzato sempre la mia solita cipria della Elf, la Translucent di quando Elf si poteva comprare online. Adesso so che viene venduta da Douglas.
se non mi sbaglio, Luca Liquors Beauty ha fatto vedere che c'è anche un sito che spedisce in Italia, quindi li potete acquistare. A me piacciono tantissimo alcuni prodotti della Elf, ma il mio amore in assoluto, che ho ricomprato più volte, se non mi sbaglio, la terza volta che l'avevo acquistata è stata la cipria della Elf, quindi questa ve lo consiglio. Niente, ditemi se avete utilizzato questo fondotinta, se sì scrivetemi un commentino sotto e ditemi la vostra opinione. Io poi vi scriverò ovviamente la mia gradazione per quanto riguarda il fondotinta e io ho un sottotono neutro, così mi è stato spiegato. Ancora non sono riuscita a capire bene bene, come mi hanno detto che io sono un inverno, però non mi hanno specificato che inverno sono, quindi ancora è da capire. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!